Le indagini della Procura di Trapani vanno avanti e secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, nel mirino degli inquirenti ci sarebbero altre organizzazioni non governative, tra cui anche Medici Senza Frontiere. Nell'articolo si parla di veri e propri viaggi organizzati tra ONG e trafficanti e di possibili accordi tra le ONG stesse. Pronta la risposta di Medici Senza Frontiere, che smentisce di essere indagata e precisa che le accuse sono vecchie di alcuni mesi e da subito, si legge nel comunicato, ci siamo messi a disposizione delle procure per fornire qualunque spiegazione richiesta su ogni nostra attività. Dunque, Medici Senza Frontiere dice di non aver nulla da nascondere e denuncia, sono le parole della nota ufficiale, lo stillicidio di accuse che continua ad avvelenare il clima in una situazione sempre più cupa. E lo scenario davanti alle coste libiche è ogni giorno più preoccupante e delicato. La Guardia Costiera di Tripoli, in un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver salvato e poi arrestato 826 migranti in due diverse operazioni. Tra loro c'erano anche diversi bambini. A gettare benzina sul fuoco l'imbarcazione C-Star, affittata da un gruppo di militanti di estrema destra che è arrivata da poche ore nel Mar Mediterraneo e si è subito appostata dietro all'Aquarius, nave umanitaria delle ONG SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Il clima a terra non è certo migliore, se proprio oggi il sindaco di Codigoro, in provincia di Ferrara, sindaco del Partito Democratico, dice di voler aumentare le tasse ai cittadini che ospiteranno profughi, come se esistesse il reato di solidarietà.